Ahmed era un uomo buono. Eravamo nel villaggio di Jie, a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa. Stavamo riprendendo senza problemi, la gente ci parlava. Ma è spuntato un uomo è andato contro Marco Nicois tentando di strappargli la telecamera. Abbiamo protetto Marco, poi siamo tornati in auto pronti a allontanarci in fretta. Quest'uomo però ci stava inseguendo e quando Ahmed, il nostro autista, si è fermato a un distributore ormai fuori da Jie, questo ci è venuto addosso, ha strappato le chiavi ad Ahmed, ha tentato di rompere la telecamera di Marco entrando attraverso i finestrini aperti mentre nessuno ci veniva in aiuto. Ahmed è allora che si è accasciato a terra, non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la grande dolcezza. Innanzitutto abbracciamo i giornalisti del TG3, un abbraccio grande, solidarietà a Lucia Goracci, ovviamente alla famiglia dell'autista che ha perso